Il riavvio del centro olio di Viggiano dopo lo stop dovuto allo sversamento di greggio. Stamane conferenza stampa in regione del presidente della giunta Marcello Pittella. Coltivava una piantagione di marijuana nel giardino di casa e manette, finito noto architetto originario di Brienza. Nuova pista per l'omicidio di Domenico Lorusso. La polizia di Monaco di Baviera sta cercando un uomo che ha coltellato senza motivo un passante in una stazione della metropolitana. Emergenza sangue dall'Avis Basilicata, nuovo appello a donare. Cominciano a scarseggiare le scorte a garanzia delle operazioni chirurgiche. Si va verso scelte drammatiche in Basilicata per fronteggiare l'emergenza idrica. Ieri pomeriggio serrato incontro in regione con il coordinamento dei sindaci del Metapontino. Ci sarà anche una docente lucana a bordo dell'imbarcazione che raggiungerà il Polo Nord per monitorare l'impatto umano sull'Artico, l'iniziativa presentata stamane in una conferenza stampa a Potenza. Ben ritrovati con l'informazione sulla Nuova TV, lo avete sentito dai titoli stamane, conferenza stampa in regione sul riavvio del centro olio di Viggiano, regole severissime e monitoraggio costante, questo quanto annunciato dal governatore Pittella e dall'assessore all'ambiente Pietrantuono. Intanto nell'area si registrano i primi disagi, sentiamo Michelangelo Russo. Le operazioni per la ripresa delle attività al centro olio di Viggiano sono ripartite nelle scorse ore e a quanto pare già si registrerebbero i primi disagi. A Montemurro, per esempio, il sindaco ha già scritto agli organi competenti per chiedere lumi circa il forte odore di gas che sta interessando l'area e in apertura della conferenza stampa, convocata dal governatore per illustrare i contenuti della delibera approvata, con cui la regione ha dato l'ok ad ENI per la ripartenza delle attività, Pittella ha spiegato che l'ARPAB è già al lavoro e lo sarà per i primi 15 giorni di avvio dell'impianto per monitorare il fenomeno delle possibili fiammate e dei cattivi odori che fisiologicamente potrebbero verificarsi. Pittella ha quindi ribadito che il via libera alla riapertura del centro oli è arrivato a seguito dell'ottemperanza completa e compiuta da parte di ENI rispetto alle prescrizioni che erano state disposte dalla regione, preannunciando che le regole che saranno incluse nella nuova autorizzazione integrata saranno severissime. Alla conferenza stampa ha partecipato anche l'assessore all'ambiente Pietrantuono, che ha fornito una ricostruzione dettagliata sui fatti e sulle cause che hanno portato la regione alla precedente delibera di sospensione, soffermandosi quindi sulle novità. Inoltre si lavora per attivare in Val d'Agri al più presto il presidio ARPAB permanente. Soddisfatto il sindaco di Viggiano Cicala, che in merito allo sversamento di petrolio e al possibile inquinamento causato, ha però puntualizzato che il comune procederà tramite tutti i canali per accertare la verità. Passiamo alla cronaca. Coltivava una piantagione di marijuana nel giardino di casa e manette è finito un noto architetto originario di Brienza, sorpreso mentre innaffiava e concimava la coltivazione di circa 20 piante di altezza compresa tra i 90 cm e i 2 metri, del peso lordo complessivo di circa 54 kg. La piantagione è stata scoperta dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, come stiamo vedendo dalle immagini, nel territorio comunale di Atena Lucana. La piantagione a fioritura completa, secondo quanto stimato dai militari dell'arma, avrebbe prodotto 4 quintali di marijuana con un guadagno pari a circa 100.000 euro. L'insospettabile professionista, 55 anni, aveva impiantato una coltivazione di cannabis geneticamente modificata con un tasso psicotropo di circa 10 volte superiore alla cannabis di origini naturali. L'architetto sarà processato nelle prossime ore con rito direttissimo. C'è una nuova pista per l'omicidio di Domenico Lorusso. La polizia di Monaco di Baviera sta cercando un uomo che ha accoltellato senza motivo un passante in una stazione della metropolitana. Gli inquirenti pronti all'esame del DNA per capire se si tratta dell'assassino del giovane ingegnere Potentino ucciso nel 2013, ma per tutti i dettagli sentiamo Fabrizio Di Vito.
Per ora è solo una flebile speranza, ma la polizia tedesca non vuole lasciare nulla di intentato. A Monaco di Baviera si riaccendono i riflettori sull'omicidio di Domenico Lo Russo, l'ingegnere potentino ucciso a coltellate il 28 maggio del 2013 da un balordo che pochi attimi prima aveva sputato senza motivo alla sua fidanzata. A 4 anni di distanza un'aggressione con modalità che per la polizia sono del tutto analoghe si è verificata nei pressi di una stazione della metropolitana. Un uomo di 48 anni nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 luglio infatti è stato colpito con un coltello da uno sconosciuto, apparentemente senza nessun motivo. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della metropolitana mostrano i due uomini vicini pochi attimi prima dell'aggressione. Il ferito si trova ricoverato in gravi condizioni, l'aggressore invece si è dato alla fuga. Per la squadra omicidi di Monaco di Baviera, che in questi 4 anni ha sempre ribadito di non aver abbandonato le indagini sull'omicidio Lo Russo, le analogie tra le due aggressioni meritano ulteriori approfondimenti. La polizia tedesca punta ad arrestare velocemente il sospettato per procedere alla prova del DNA. Fino ad oggi la polizia non è stata mai vicina all'individuazione dell'assassino del giovane potentino. Ora si apre un'altra possibile pista, ma è decisamente troppo presto per azzardare un collegamento concreto tra i due episodi. Dall'Avis di Basilicata nuovo invito a donare, questa volta l'appello giunge dopo che i centri trasfusionali hanno comunicato che cominciano a scarseggiare quantitativi di sangue a garanzia delle operazioni chirurgiche e pertanto molti interventi sull'intero territorio regionale e nazionale potrebbero rischiare di essere annullati. Durante l'estate il problema viene storicamente amplificato dato che tante persone partono per le vacanze e per questo occorre tenere accesi i riflettori sempre, fa sapere l'Avis Basilicata, in quanto paradossalmente in questo periodo occorre maggiore quantità di sacche del resto dell'anno perché non calano i malati che necessitano di trasfusioni e purtroppo non calano gli interventi chirurgici. Di qui il rinnovato appello ai volontari lucani a mettere in valigia prima di partire una donazione, a provare a sollecitare conoscenti, amici e parenti a diventare donatori, magari approfittando del periodo estivo nel quale si potrebbe avere un po' più di tempo libero a disposizione. Si va verso drammatiche scelte in Basilicata per fronteggiare l'emergenza idrica. Ieri si è dato incontro in regione con il coordinamento dei sindaci del Metapontino. Sentiamo. Siamo qui per capire le cose che non vanno nella gestione dell'acqua nella nostra regione. In Basilicata abbiamo una crisi idrica, ma bisogna assolutamente evitare di fare allarmismo. Abbiamo deciso di dare fondo a tutte le energie tecniche e organizzative disponibili, provando a resistere in un momento di difficoltà, erogando comunque acqua al settore agricolo, ma anche invitando gli operatori a farne un uso razionato e razionale. Lo ha affermato il governatore lucano Marcello Pittella, che ha presieduto a Potenza, nella sala Verrastro del Palazzo della Giunta regionale, un incontro con il coordinamento dei sindaci del Metapontino, costituito pochi giorni fa per far fronte alla crisi agricola. Come regione stiamo facendo il possibile. Di turnazioni nell'erogazione delle risorse, se non tecniche, ha messo in chiaro il governatore, qui in Basilicata non ce ne sono, nemmeno per le colture. Abbiamo pensato di intraprendere questa strada a costo di rivedere l'accordo con la Puglia in favore della nostra agricoltura. Stiamo avviando con mille difficoltà, ha detto ancora, opere che garantiranno nei prossimi mesi risorse ulteriori di acqua. Basti pensare al progetto in via di approvazione relativo alla traversa del Sarmento per creare dal prossimo inverno un collegamento con la diga di Montecotugno, ma abbiamo anche dato corso a un'interlocuzione con l'Enel per utilizzare parte dell'acqua del Cogliandrino anche per le esigenze del comparto agricolo. Continua la polemica sulla riorganizzazione delle sale operatorie della chirurgia generale a San Carlo. Dopo la proclamazione dello stato di agitazione e l'incontro di raffreddamento in prefettura, i segretari di FP, CGL, UIL, FPL, FIALS e USB denunciano che nulla è cambiato nell'organizzazione del gruppo operatorio e che anzi la direzione strategica continua a prendere in giro tutti, accreditando addirittura l'idea che sia il
sindacato a bloccare i processi di trasformazione che l'azienda vorrebbe mettere in atto. Far passare per nuova organizzazione che stravolge il fragile equilibrio raggiunto negli anni all'interno del gruppo operatorio è per i sindacati da irresponsabili, che chiedono al presidente Pittella di intervenire con ogni urgenza al fine di arrivare ad una soluzione immediata. Pronta la replica dei primari del San Carlo, che in una nota congiunta diffusa oggi ribadiscono: al San Carlo di Potenza operiamo secondo gli standard di sicurezza nazionale. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Mi chiamo Lucia e sono una paziente. Io dono il 5 per 1000 all'IRCSCROB perché aiuta a curarci in Basilicata. Perché per noi al primo posto c'è la persona, non un numero o una malattia. Perché i nostri standard sono allineati con quelli europei. Perché dietro ogni volto c'è una storia ed è anche la nostra storia. Lascia un segno per cancellare il cancro. Dona anche tu il 5 per 1000 all'IRCSCROB. È semplice e non costa nulla, ma può fare tanto. Global Service, società cooperativa impegnata principalmente nei campi dell'accoglienza e dell'integrazione per lo sviluppo di un welfare sociale sempre migliore. Immigrati, anziani e minori rappresentano il target di persone a cui si rivolge principalmente Global Service, allo scopo di garantire loro il diritto ad una vita dignitosa. Per informazioni, via della Tecnica 24 8500 Potenza 0971 1940 572, info@globalservicesociale.it. All'occhio toi che nasce Caichian Jude, all'occhio toi che nasce Caichian Jude. Tribù Lucane, Dialetto, il nuovo album di Graziano Accinni. Dal 1 giugno in abbinamento facoltativo con La Nuova del Sud. Tribù Lucane, Dialetto. Chiedi al tuo edicolante il nuovo CD di Graziano Accinni. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG. Ci sarà anche una docente lucana a bordo dell'imbarcazione che raggiungerà il Polo Nord per monitorare attraverso una centralina che è stata progettata in regione l'impatto umano sull'Artico. L'iniziativa è stata presentata stamane in una conferenza stampa a Potenza. Vediamo. C'è un po' di Basilicata nella spedizione pionieristica Polar 4 del World Arctic Fund, la prima spedizione in barca a vela al Polo Nord, con lo scopo di comprendere e identificare l'impatto umano sull'Artico e come questo condizioni il nostro futuro in termini di cambiamenti climatici. Il progetto, che vedrà per 5 settimane un gruppo internazionale di scienziati, ambientalisti, attivisti e filmmaker esplorare l'area più a nord in cui si sia mai osato andare, è stato presentato in una conferenza stampa. È la prima volta che si svolge un'attività di ricerca scientifica, geografica e di ricerche anche sottomarine appunto nel tentativo di ritrovare il dirigibile Italia da un'associazione privata che si spinge da così a nord, in una zona che per molti anni è stata irraggiungibile a causa della copertura dei ghiacci e che con i cambiamenti climatici invece adesso è diventato un posto accessibile anche per barche che non hanno lo status di rompighiaccio. È una sfida, perché ovviamente sono zone in cui le concentrazioni degli inquinanti sono molto basse, ma è anche una grande opportunità anche per l'azienda che ci ha fornito questa centralina, perché insieme ai dati raccolti dalla centralina verranno raccolti dati da altri gruppi di ricerca di università italiane e internazionali, e quindi l'obiettivo dell'associazione è proprio di mettere insieme i dati raccolti da vari gruppi e poi insomma metterli a sistema, come si dice, e poter insieme e raccogliere un'informazione utile a quello che è lo stato dell'Artico in questo momento. Insieme a Roberto Sparapani del CNR di Roma, responsabile scientifico della spedizione, presenti Carmela Nolè, la docente lucana che farà parte dell'equipaggio, e Fausto Villani, amministratore unico della TAB Consulting, che insieme alla EBC, altra azienda lucana, ha progettato una centralina di monitoraggio ambientale che verrà testata per la prima volta in contesti ambientali estremi. Mi occuperò personalmente di gestire il monitoraggio dell'inquinamento ambientale con la centralina, e quindi gestirò dal punto di vista proprio fisico e con la, diciamo, la trasmissione dei dati di questa centralina. Il primo obiettivo mio è proprio quello
come docente, di riportare attraverso questa esperienza poi a scuola e sensibilizzare i miei alunni e quindi tutta la struttura scolastica ed educare ad avere rispetto per l'ambiente, tirando fuori alcune considerazioni alla fine di questa missione, che immagino saranno considerazioni abbastanza importanti. La preparazione è durata quasi un anno. Io ho iniziato ad andare a Berlino dal novembre e abbiamo fatto due corsi di formazione, uno invernale dove siamo stati praticamente testati nel vero senso della parola, e quindi siamo stati messi in condizioni estreme nella foresta nera, ci hanno lasciato 2 giorni quasi senza cibo e con pochissimi strumenti a nostra disposizione per vedere ovviamente chi resisteva a quel tipo di esperienza. E poi abbiamo fatto una preparazione sempre a Berlino, invece in barca sul lago vicino Berlino, per vedere ovviamente anche le capacità e le competenze da utilizzare poi in barca. A Michele Summa, presidente della Camera di Commercio di Potenza, il compito di illustrare il ruolo dell'ente e delle aziende che hanno sposato la causa, fornendo gratuitamente il vestiario alla professoressa Nolè e prodotti enogastronomici a supporto dell'equipaggio della spedizione pionieristica. Il pericolo più grande è l'attacco dell'orso polare, che ovviamente tutto ciò che vede deve prendere, insomma, questo è perché ha fame, perché ovviamente il ghiaccio si sta squagliando, e quindi anche la parte, diciamo, del cibo è la prima cosa per l'orso, per cui noi saremo formati all'utilizzo delle armi e ci saranno ovviamente turni per poter essere, diciamo, sempre pronti alla difesa. La missione potrà essere seguita attraverso web e social. Nel Potentino dal 2014 ad oggi le pratiche transitate telematicamente dai SUAP, gli sportelli unici per le attività produttive gestiti dai comuni in collaborazione con le Camere di Commercio, sono in continuo e costante aumento, passando dalle 3.505 del 2014 alle 3.830 del 2015 e alle 4.508 nel 2016. Fino al 30 giugno di quest'anno le procedure sono state complessivamente 2.774, con una proiezione di oltre 5.000 pratiche per fine anno. I dati sono stati resi noti dalla Camera di Commercio di Potenza. E siamo allo sport, riflettori sul calciomercato delle squadre lucane di Serie C e D. Anche ieri numerose le trattative portate a termine da Matera, Potenza, Francavilla e Picerno. Sentiamo Luigi Santopietro. Entra nel vivo il supermarket del calcio in Serie C e Serie D. Tra i professionisti è il Matera a lanciare l'ennesimo segnale di fumo di quella che si preannuncia una grande stagione, con un nuovo colpo in attacco. Infatti, dopo Giovinco Junior e il croato Duganzovic, ieri Patron Columella ha portato al 21 settembre il puntero argentino Gustavo Corado, reduce da una buona stagione con la casertana. Entusiasmo anche a Potenza in Serie D, dove la nuova gestione Caiata sta infiammando la piazza rossoblù. Ieri altro colpo per il sodalizio del Leone Rampante, che ha convinto l'esterno Coccia, 9 reti in 30 presenze la scorsa stagione, a lasciare Manfredonia per tentare l'avventura in Basilicata. Pronta anche la conferma per Guaita, e nel capoluogo resta sempre viva la carta del ripescaggio in Serie C. Sempre nei dilettanti continuano a macinare acquisti e conferme anche Picerno e Francavilla. Ieri i melandrini hanno praticamente chiuso il parco under con la firma di Caponero, mentre i sindici in un sol colpo hanno rinnovato la fiducia a Masini e a Giorno e si sono assicurati anche il giovane Milano, l'anno scorso punto di forza del Moliterno. Una curiosità in chiusura: il presidente Mattarella, al termine della sua visita a Matera per l'inaugurazione della cattedra Mariten dell'Unibas, ha ricevuto dalle istituzioni regionali una scultura in bronzo di grande valore simbolico. L'opera raffigura la dea Enotre, antica colonia della Magna Grecia. Autore del particolare manufatto Antonio Saluzzi, un artista lucano che vive e lavora nel comune di Acerenza da anni, egli fonde e scolpisce il metallo con una tecnica millenaria che risale ai tempi dell'antica Grecia, utilizzando elementi semplici allo stesso tempo impareggiabili per unicità come la sola terra e i carboni. Ed è tutto per questa edizione, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.
Una nuova ondata di caldo è ormai pronta ad invadere la nostra penisola, supportata da un tenace anticiclone subtropicale che per il fine settimana sembra voler colpire in particolar modo il sud Italia. La sua durata è legata all'arrivo, si spera, di correnti più fresche atlantiche che potrebbero intervenire a partire da martedì o mercoledì prossimi. Sulla Basilicata avremo ancora un po' di fresco durante la notte al primo mattino, con aria frizzante specialmente in montagna. Il cielo sarà in prevalenza sereno, con qualche possibile addensamento sulle zone ioniche dovuto all'arrivo di deboli venti di scirocco che potrebbero portare un po' di umidità proveniente dal mare. Le temperature saranno stazionarie nei valori minimi, che localmente saranno ancora sotto la media. Le massime saliranno ovunque, superando i 30 gradi in molti centri. A Potenza minime di 13 gradi e massime di 29, a Matera minime di 17 gradi e massime di 33. La ventilazione proverrà da ovest-nord-ovest nel Potentino e da sud-est nel Materano, specie sulle zone ioniche. I mari saranno in prevalenza calmi o quasi calmi. Previsione per domani: l'alta pressione si farà più forte e anche le temperature saranno in ulteriore aumento su tutta la regione, con sforamento di 35 gradi su alcune località. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso e l'afa comincerà a ripresentarsi al primo mattino e nella notte sulle zone costiere. Nel weekend è previsto un ulteriore aumento delle temperature.